Buonasera, sono qui a Torino con Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi, buonasera. E volevo farle appunto un po' di domande su alcuni temi, una parte generale e poi una parte relativa alla politica estera, che è quella di cui mi occupo io principalmente, sulle pagine del Sud-Est e sul blog Sacra Italia. Per quanto riguarda la domanda che ha senso porsi oggi, perché essere comunisti oggi? Beh, le disuguaglianze nel mondo crescono, e dato che il miglior antidoto alle disuguaglianze è il comunismo, ha un senso essere comunisti. Se aveva un senso il secolo scorso, oggi lo ha ancora di più. Oggi ci sono 8 persone che detengono la ricchezza della metà del pianeta, cioè di 3 miliardi e 700 milioni di persone. Pensiamo a un mappamondo, 8 persone sono sopra, nella parte superiore, hanno la ricchezza di 3 miliardi e 700 milioni di persone che stanno sotto. È una disparità enorme che cresce. Che cresce ancora di più. Infatti l'ha studiato recentemente con l'economista francese Piketty, che ha esaminato dalla rivoluzione industriale al giorno d'oggi come è andata avanti la distribuzione della ricchezza. Quindi aveva visto che in un primo tempo si era diffusa a causa dei passaggi dalle campagne all'industria, alle grandi città, e poi adesso stiamo vivendo proprio un fenomeno di riconquista praticamente di questa ricchezza, di accentramento sempre nelle mani di pochissimi. E pensare potrebbe essere il contrario, non tanto per la ricchezza, ma per la riduzione dei tempi di lavoro necessari a costruire le cose che ci servono, i prodotti che ci servono. Oggi un'automobile viene costruita in mezz'ora, un jeans in 12 secondi. Potremmo lavorare tutti, potremmo lavorare meno, potremmo lavorare meglio, non ci sarebbe il razzismo, non ci sarebbero le migrazioni. Sarebbe un mondo, non dico un paradiso, ma un mondo dove si potrebbe vivere tutti bene, perché l'innovazione, la scienza, il progresso riducono i tempi di lavoro necessari per produrre le cose che ci servono. Però certamente c'è l'alternativa, quella cioè di concentrare tutta questa ricchezza, tutto questo, diciamo, questo progresso nella ricchezza di pochissimi e nello schiacciamento verso il basso di tutte le classi sociali. Oggi non esiste più la classe media, esiste una proletarizzazione, una sorta di Blade Runner. Ci saranno alcune zone dove vivranno questi ricchi. A New York stanno costruendo grattacieli con sistemi antimissile, costano $100.000 a metro quadro, così saranno la Costa Azzurra, dove vivranno i padroni del mondo, che sono già oggi più importanti degli Stati. Il presidente cinese va a trovare Obama negli Stati Uniti, ma prima passa da Zuckerberg. È una cosa significativa. Sì, infatti. Il tema del lavoro infatti ci porta a valutare in casa nostra quello che è il Jobs Act, che è stato fatto e venduto come se fosse la panacea dei problemi della disoccupazione in Italia, mentre poi i risultati già adesso, quindi a poco dalla sua approvazione, ci dicono che non porta occupazione se non più precaria, sottopagata e con diritti sempre più ridotti dei lavoratori. Beh, l'idea, il piano è proprio questo, è quello di ridurre i diritti a zero, ritornare all'inizio del Novecento, ed è per questo che c'è una grande attualità della scelta comunista. Purtroppo la sinistra, quella che è stata definita la sinistra, non solo ha strizzato l'occhio ai potenti, alle banche, ma è stato il motore di questo processo della globalizzazione capitalistica. Qua in Italia pensiamo appunto quello che non è riuscito a fare la destra lo ha fatto la sinistra, lo diceva anche Agnelli, no? Che il miglior governo era quello di sinistra e faceva le cose di destra, e così è successo. Quindi ad esempio quando adesso ci dicono di essere uniti contro Salvini, Veltroni, D'Alema, tutta sta gente che ha distrutto la storia del Partito Comunista, ha scelto le libertà borghesi rispetto ai diritti sociali e ha consegnato il paese a Salvini, alla destra e al 5 Stelle, adesso noi dovremmo riunirci con questi qua. No, vadano quel paese, noi facciamo la nostra strada, siamo contro Salvini, non posso essere contro Salvini senza dover trovarmi di fianco la Boldrini, le bandiere dell'Unione Europea, la Bonino, Calenda e tutti questi signori. Cottarelli, sono tutti quelli che
fanno parte di questo mainstream di comando supino, peraltro. L'economia italiana però ha vissuto negli ultimi 20 anni un progressivo indebolimento, una deindustrializzazione, un trasferimento di settori anche strategici fuori dal nostro paese. Cosa propone per rilanciare quindi l'economia nazionale? Ma l'economia nazionale è dentro il processo della globalizzazione capitalistica. Certamente l'Italia deve ricostruire un suo piano industriale, una sua programmazione, ma per fare questo bisogna avere un cambio di sistema. Se noi pensiamo di riprogrammare la politica economica in Italia partendo dalla famiglia Benetton o dalle privatizzazioni, poi lo sbagliato finale, bisogna capire se i 5 Stelle vogliono andare fino in fondo. Hanno già mollato sull'Unione Europea, sull'Euro, hanno mollato sulla NATO, quindi non credo che questo avvenga. Peraltro il 5 Stelle non ha una visione di cambiamento radicale del sistema, quindi, come dire, però vedremo. Noi siamo disponibili a costruire davvero il cambiamento in questo paese, ma il cambiamento avviene solo se c'è un cambio strutturale di sistema. Il comunismo, peraltro, cosa è? È la nazionalizzazione dei grandi mezzi di produzione, non la latteria, la drogheria o il piccolo commercio, il piccolo artigiano. È la nazionalizzazione dei grandi mezzi di produzione, però gestiti dai lavoratori. Oggi facciamo l'esempio dell'FCA che sta andando via, ma l'FCA di Fiat Chrysler, senza Marchionne, oggi è morto, senza Elka, non saprebbe produrre l'automobile. Certo che sì, la figura del padrone è inutile oggi con l'innovazione, lo era già nel passato, ma oggi con l'innovazione e il progresso scientifico la figura del padrone è in totale inutile. Esattamente, una delle cose tra l'altro che ho sentito recentemente è detta da Grillo in questo caso, che lui non vuole dare il lavoro a tutti, ma a tutti vuole dare un reddito. Ecco, ha senso per l'essere umano ridursi a una persona che non ha un lavoro e un'occupazione per dare un senso anche alla propria vita, ma essere semplicemente un consumatore? L'idea del consumo è in contrapposizione a quella del lavoro. Il lavoro ti dà dignità, ti dà indipendenza, ti dà autonomia economica, il lavoro ti dà coscienza, ti fa organizzare anche il contatto con esatto, il consumo resti a casa, tra un po' il consumo non andrai più neanche, i piccoli commerci non ci sono più, non consumerai neanche più nel grande auto perché consumerai da casa, dal computer, ordinerai tutto e sarai un piccolo criceto nella tua gabbia e chiaramente non ti possono far morire di fame perché non consumi più e allora devono darti un reddito di cittadinanza per farti mangiare. Ma senza dignità. Ma schiavi di un sistema che appunto proletarizza tutti, rende ognuno un piccolo tassello di un mosaico di schiavitù. Noi vogliamo rompere questo modello, vogliamo rendere protagoniste le persone, ripeto, con la ricchezza che c'è, con il progresso scientifico, con l'innovazione tecnologica, con l'informatica, si può lavorare tutti, italiani e stranieri, meglio e molto meno. Certo. Passiamo adesso a una seconda parte, una parte di politica legata più alla politica estera. Nel mondo abbiamo visto diversi scenari di guerra, di tensione, che ci possono anche coinvolgere. La Siria, la Libia, che ci ha colpiti anche molto da vicino, l'Ucraina, ieri sera hanno ammazzato il presidente della Repubblica Popolare di Donetsk, Alexander Zakharchenko. Ecco, dopo il 91, per citare Fukushima, sembrava di essere arrivati alla fine della storia. Ecco, invece quella presenza russa, cinese, sempre più, anche soprattutto cinese, anche un po' imperialista, in questo caso vediamo che cosa stanno facendo in Africa, questa storia che in realtà ritorna e ci sta raccontando qualche cos'altro, che nel mondo non è finita la storia quando è caduto il comunismo, quando è caduta l'Unione Sovietica, ma la storia si sta evolvendo e riproponendo in qualche modo. Non è proprio come pensavano gli americani di aver vinto. Beh, il modello capitalistico è un modello fallimentare, perché è un modello che distrugge il pianeta. L'abbiamo visto nel 2008. Lo vediamo dal punto di vista non solo economico e finanziario, ma lo vediamo dal punto di vista ambientale.
le risorse del pianeta sono finite, sono definite, sono quelle. Oggi noi abbiamo superato la metà del consumo di carbone presente nel mondo, la metà del consumo e della presenza del gas, oltre la metà della presenza del petrolio, e stiamo distruggendo anche le risorse dell'acqua. Quindi stiamo andando a una distruzione del mondo. Se ogni cittadino del mondo consumasse pro capite quanto consumano gli americani, sappiamo benissimo, appunto c'è l'homeless che sta sotto la metropolitana di New York, non è la stessa roba di Trump, però il consumo medio americano pro capite, se fosse esteso a tutti i cittadini del mondo, necessiterebbe di 5 pianeti. E quindi è chiaro che dato che non troveremo 5 pianeti nei prossimi anni, è chiaro che il mondo deve cambiare indirizzo. L'indirizzo è quello appunto di un sistema sostenibile, di una programmazione economica, e solo il comunismo, il socialismo possono dare una programmazione di quel tipo lì. Perché una società che è basata sul profitto, sul fare i soldi, a me cosa me ne frega delle generazioni future? A me interessa fare i soldi, appunto mi chiudo nella mia cerchia, nella mia piccola cerchia, e il resto del mondo può andare a farsi forte. Giustissimo. Le sanzioni imposte alla Russia, in questo caso alla Siria, soprattutto per quanto riguarda la Siria, si ripercuotono pesantemente sulla popolazione civile, perché vanno a cogliere anche i settori medici, quindi l'assistenza sanitaria e via dicendo. Ha senso oggi tenerle ancora in piedi? Beh, diciamo che il migliore welfare che esiste al mondo, il migliore stato sociale, è quello europeo. Quello europeo è dovuto appunto alla storia sovietica e poi alla storia del movimento comunista e sindacale nella parte occidentale dell'Europa. Questa si sta cancellando, ormai è tutto privatizzato, la sanità, l'istruzione, i servizi sociali, le pensioni. In quei paesi lì, invece la Siria, il Nord Africa, e c'era un'autonomia, un'indipendenza, penso a Gheddafi, penso allo stesso Saddam Hussein, penso a regimi, intendiamoci, che non potevano non piacerci, ma adesso lì in quei paesi c'è l'estremismo islamico. La Libia aveva un reddito pro capite di circa 12.000 euro all'anno per cittadino, l'Egitto 2.000. Sì, tra l'altro. Quindi, in Libia occupavano anche moltissima manodopera straniera. Esatto, in Libia non si stava così male come si è detto. È stato fatto un colpo di Stato e una guerra per far fuori dei dati, però prima l'esercito, diciamo così, l'esercito libico garantiva una certa anche politica economica e energetica di quel paese, il 40% del petrolio libico andava all'Italia, il 5% andava alla Francia, o meglio, se volessimo essere precisi, il 40% era per l'Eni, il 5% per la Total, e dopodiché Sarkozy ha fatto la guerra per la Total e non per la Francia, certo. E le proporzioni si sono invertite. Esattamente, come del resto in Iraq, Ali Barton prese il controllo di tutta l'industria, la ricostruzione, oltre che le forniture. Ma perché appunto il meccanismo quello del capitalismo globalizzato, che ha al profitto come unica barra. In Siria invece gli è andata male. Non sono ben sì, gli è andata male. Ecco qua mi permetto di dire quando mi chiedono la differenza tra Putin e l'Unione Sovietica, tra la Russia di oggi e l'Unione Sovietica di una volta. Io faccio l'esempio della Libia e della Siria. E dico, in Libia la Russia non aveva nulla dal punto di vista, diciamo così, dell'elemento geopolitico. In Siria c'è una base navale militare. Esatto. E questo è il motivo per cui in Libia Putin non è intervenuto e in Siria sì. L'Unione Sovietica sarebbe intervenuta anche in Libia. Sarebbe stata fuori dal Mediterraneo, la Russia. Ed è per questo che è intervenuta. Ma invece l'Unione Sovietica sarebbe intervenuto solo come aiuto fraterno della solidarietà internazionalista, una cosa diversa. Certo, probabilmente proprio quella è una delle grosse differenze. Infatti, così come Ernst Hemingway diceva che nessun uomo al mondo può ringraziare ogni giorno per essere esistita l'Armata Rossa perché ci ha liberati dal nazismo, oggi possiamo dire, usando le parole
di un uomo molto vicino alla CIA, che è il politologo Luttwak, sì, che è interrogato alla televisione, ha detto: beh, l'estremismo islamico è un danno collaterale. L'estremismo islamico che noi abbiamo foraggiato per anni a partire, certo, dall'Afghanistan contro l'Unione Sovietica, che poi si è trasformato in Al-Qaeda e nell'ISIS, ha consentito la caduta dell'impero comunista, del campo socialista, la caduta dell'Unione Sovietica, che era il pericolo peggiore per noi. Caduta, quindi, l'Unione Sovietica, però non cade la NATO. La NATO nasce sulla carta come un'organizzazione di difesa. Tra l'altro la storia poi è sempre cambiata. Certo. La NATO nasce prima del patto di Varsavia, un anno prima, la gente non lo sa, però era così. Il campo socialista non c'è più, è finita la contrapposizione, perché non esiste più l'altro blocco, la NATO, che appunto è un'organizzazione offensiva, comincia a crescere e continua ad avere il suo esercizio. Estende anche, dico di più, anche qua sì, la estende in tutto il mondo. Ma dico di più, quando c'era l'equilibrio cosiddetto del terrore, i sovietici proponevano il no first strike, cioè il no al primo colpo atomico, per cui, sì, se tu avessi firmato dicendo noi per primi non tireremo mai la bomba atomica, e quell'altro che aveva la bomba atomica, anche lui firmava noi per primi non tireremo mai il primo colpo atomico, non ci sarebbe mai stata la guerra atomica. Gli Stati Uniti non hanno mai firmato il no first strike. Loro sono per la teoria del primo colpo come difesa preventiva. Io ti do uno schiaffo perché tu magari domani te lo dai. In fin dei conti, gli unici che hanno usato l'arma di distruzione di massa sono stati loro. Due volte, non due volte, per far capire all'Unione Sovietica, non per piegare il Giappone, ma per far capire all'Unione Sovietica di Stalin che loro avevano una bomba atomica. E non ne avevano una sola. Ne avevano una, due, forse tre, dieci. Erano finite in realtà, ma non lo sapevano. Ma non lo sapevano. Esatto. Un'ultima domanda, che poi forse anche può essere la più difficile. Al momento in Italia quanti sono i partiti comunisti? E poi si discute di fare un soggetto unico? C'è qualche lavoro in ma questo noi abbiamo, senso? Io faccio questo ragionamento. Pensando che sì. Una cosa c'è una diaspora, ci sono vari che si richiamano al comunismo, però intendiamo, un partito comunista esiste se quando ci sono le elezioni cerca di presentarsi alle elezioni. Noi siamo l'unico partito comunista e ci siamo presentati alle elezioni più importanti, quelle politiche, col simbolo della falce e il martello e la parola partito comunista. Ci sono altri che si chiamano comunisti, che si sono accolciati, forse per entrare in Parlamento, poi non ci sono entrati, con altre liste, ma è da 10 anni che succede così. Sì. 2008 Arcobaleno, lista Ingroia, rivoluzione civile, potere al popolo. Benissimo. Noi siamo per presentarci, ce l'abbiamo scritto sullo statuto, con questo simbolo, con questo nome, con questa idea. Se la gente ci vota, bene, se non ci vota non vuol dire che abbiamo sbagliato, ma un partito comunista si evidenzia su quello. L'idea di essere comunisti significa anche di andare a capire gli errori del passato. Quindi noi abbiamo cercato di capire quali sono stati gli errori che hanno portato alla caduta dell'Unione Sovietica, quali sono stati gli errori in Italia, dove c'era il primo partito comunista dell'Occidente, a passare da Gramsci a Renzi. Il salto mi sembra un po' grosso. Un salto veramente enorme. Nel buio. Per la miseria e nel peggio. Benissimo. Grazie a voi. Marco. Arrivederci. Grazie.